Il sistema della sicurezza va riorganizzato e questo è il messaggio principale emerso dall'ottavo congresso provinciale del SIULP, il sindacato dei lavoratori di polizia che si è tenuto a Milano. Un appuntamento a cui sono intervenuti il questore Marcello Cardona, il prefetto Luciana Lamorgese, il vice sindaco Anna Scavuzzo, oltre ad esponenti politici dei diversi schieramenti. I lavori sono stati presieduti dal segretario generale della CISL milanese Danilo Galvagni. Allo stato attuale, per riuscire a garantire una sicurezza credibile a Milano, serve che la Polizia di Stato e anche le altre forze di polizia si riorganizzino. Un processo di riorganizzazione seria che vada a distinguere le competenze e i settori. Sicuramente un problema di organici c'è, oggi come ho detto anche nella mia relazione congressuale escono 13 volanti da 2, negli anni 90 ne uscivano ben 25 da 3, ma oggi è primario veramente il concetto della riorganizzazione, perché probabilmente riorganizzati in maniera diversa. Faccio un esempio su tutti, oggi noi abbiamo 17 commissariati cittadini a fronte di 9 zone cittadine e su più zone cittadine insistono più commissariati. Ma aprire i commissariati non vuol dire avere più volanti, vuol dire solo avere più uffici e meno gente su strada. Dobbiamo riorganizzarci. Dico, noi abbiamo anche un progetto che se i vertici della prefettura e della questura vorranno vedere per riorganizzare almeno il sistema commissariato. E quello è il nostro core business, il nostro cuore sulla sicurezza. Alla Questura di Milano, rispetto alla pianta organica definita da un decreto del 1991, mancano circa 400 poliziotti. Guaetta, riconfermato dal congresso segretario generale del SIULP milanese, ha invitato la politica a non strumentalizzare le paure dei cittadini. È fondamentale che la politica non lo faccia, perché questo è un bene collettivo. Se iniziamo a scontrarci sulle posizioni, è normale che se si scontrano i politici su questo tema delicato si scontreranno anche altri enti, uno su tutti quello che avete visto ultimamente a Piacenza. È fondamentale che la politica recuperi la sicurezza come bene generale e collettivo e non come un bene per ottenere facili consensi. Dal congresso è emersa anche la necessità di intendere la sicurezza in un senso più ampio, non solo come tema di ordine pubblico. In questi anni SIULP e CISL hanno lavorato sia alla Commissione europea sia con i governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese, facendo intendere che la sicurezza non può e non deve più essere intesa come costo immunitario del sistema, ma come condizione imprescindibile per lo sviluppo sociale, politico, ma anche economico e per la piena integrazione dei popoli. Se riusciamo a far proprio questo concetto in una filiera che metta insieme sicurezza, giustizia, carcere e scuola, dove queste quattro sezioni del nostro paese, come quattro vagoni dello stesso convoglio, dovranno viaggiare alla stessa velocità, partendo dalle esigenze dei cittadini, dei territori e anche delle aziende. Se riusciremo a fare questo, allora vuol dire che abbiamo creato le premesse per uno sviluppo non solo prospero, ma anche duraturo in termini di sicurezza complessiva, quindi di sicurezza sociale. Il SIULP, con 1.750 iscritti nel milanese e 25.800 in Italia, è il sindacato più rappresentativo fra i poliziotti.